trovati a questo nuovo appuntamento della rubrica che con Focus 3.0, il mistero della vita, ormai mensilmente mi è stata data e che curerò riguardo appunto ai misteri della storia, ai misteri dell'umanità, soprattutto ai misteri del nostro passato, che può essere remoto passato o recente passato. E intanto vi aspetto che vi colleghiate, che mi diate qualche segno anche che ci siete, spero numerosi. Per stasera, come avete visto un po' dal titolo che è stato dato sul gruppo e anche dalla pubblicità che abbiamo fatto, partiremo, perché poi non sarà il solo argomento. Ciao Anna, tutto ok? Benissimo, buona live, crepi il lupo. E parleremo di un caso veramente interessante, di un caso che ancora oggi fa parlare. Ciao Katia, e fa parlare perché è un caso che a distanza di più di 60 anni è un caso ancora aperto, è un caso che ancora non ha trovato una spiegazione, coinvolse 8-9 persone che nella Russia del 59 si trovarono in una situazione paradossale, potremmo dire, poi andremo a indagare fra poco per bene, ma morirono in condizioni che ancora oggi, come vi dicevo, non sono ben note. Da questo poi ci sposteremo sempre in Russia, in un altro, parlando di un altro caso veramente interessante, che ha un nome semi sconosciuto, che è Kamardaban. Ed è un caso che si è verificato nel 1993, sempre in Siberia, nella parte sud dei monti siberiani, quindi con le stesse caratteristiche del caso Dyatlov, di cui si parlava prima, e che fanno entrambi i casi pensare che ovviamente qualcosa non ci sia stato detto. Vedo che siete in diversi. Ciao Massimo, ciao Katia, ciao Giuseppe. Ciao Paola, il caso di Kabardaban, come vi dicevo, è un caso molto simile, direi quasi speculare a quello del caso Dyatlov, e anche in questo caso abbiamo un sopravvissuto. Prima di iniziare a parlare di questo e di altri argomenti, perché questo appuntamento mensile che abbiamo mi piace, sì, se è possibile focalizzarlo su un argomento, ma se è possibile anche così spaziare anche su quelle che sono magari gli aggiornamenti più recenti o le cose più interessanti che riguardano appunto scoperte archeologiche e non solo. E a questo riguardo, spero si vedrà bene, ho qui davanti a me il tablet e cercherò di farvi vedere alcune foto, una notizia molto bella, molto affascinante che è venuta fuori agli inizi di gennaio, ma come sempre succede, arriva a noi non sempre in contemporanea, ma con qualche mese, in questo caso di ritardo, è il fatto che in Turchia, come tutti ben sapete, si trovano quelle che sono chiamate le cosiddette città sotterranee. Città sotterranee che sono delle vere e proprie città, cioè il nome ci descrive proprio la loro struttura. Una tra tutte, la più famosa, è Derinkuyu. Si trovano nel sud della Turchia, si trovano molto vicino a Göbekli Tepe, a Karan Tepe. Anche questo ha portato ovviamente gli archeologi a ritenere che ci sia un collegamento tra questi templi antichissimi, datati Göbekli Tepe almeno a 9500 a.C. Karan Tepe si parla dell'11.300 a.C., ecco, nelle vicinanze, e per vicinanze intendo nell'arco di un centinaio di chilometri, si trovano alcune città sotterranee. Ne erano state identificate poche fino ad oggi, si parla di neanche una decina, ma quello che è stato, e mi sembra una notizia molto bella e molto importante da condividere con voi, perché io ne sono venuto a conoscenza da pochissimi giorni e i media nazionali quasi non ne hanno per niente parlato. In una cittadina che si chiama Midyat, mentre si facevano dei normali sopralluoghi e si stavano sistemando delle strade pubbliche, che cosa è successo? Un po' come è successo a Derinkuyu. Il terreno è sprofondato e si è creata una voragine. Da questa voragine le persone presenti hanno cominciato a vedere che c'era una struttura sottostante, cioè una sorta di pozzo sottostante attraverso cui poi si sono calati delle persone e si sono resi conto che c'erano dei tunnel, e quello principale
è stato percorso per circa un centinaio di metri ed è stata scoperta a Midyat, questo è appunto il nome del luogo, una nuova città sotterranea. La cosa incredibile è che ad oggi sembra, per quelli che sono stati i rilievi, le prospezioni fatte e considerate che si è indagato solo il 3% di questa città sotterranea, sembra essere la città sotterranea più grande mai scoperta non solo in Turchia, ma anche in tutto il resto del pianeta. Ora provo a farvi vedere delle immagini che spero si riusciranno a vedere. Ecco qua, ve le ingrandisco così almeno le vedete bene anche voi. Vedete, questo è lo scavo principale da cui poi si è potuto accedere alla città sotterranea. Città sotterranea che, come vi dicevo, è del tutto identica a quella di Derin Kuyu. Questo è un altro particolare delle prime stanze trovate. E la cosa curiosa è che ad oggi sono state identificate circa una solo l'enorme vastità di cunicoli, stanze sotterranee che si trovano a Midyat, ma il fatto che è stata utilizzata per tantissimo tempo. La cosa curiosa di queste città sotterranee è il fatto che non si riesce ovviamente a datarle, non si può datare quando è stato scavato, però l'idea predominante è che siano di qualche secolo prima di Cristo, quindi del terzo-quarto secolo avanti Cristo, e che l'ipotesi archeologica principale è che fossero state costruite ovviamente per difendersi, per ripararsi da quelle che erano invasioni o comunque guerre e razzie che venivano fatte in quei territori. Ci sono tanti studi, alcuni ufficiali, pochi, ma molti non ufficiali, invece che attraverso degli strumenti, chiamiamoli indiretti, ma comunque hanno permesso di dire che queste città potrebbero, e qui usiamo il condizionale, essere molto più antiche, e si parla di qualche migliaio di anni. Addirittura c'è chi collega appunto queste città, come quella di Midyat e di Derin Kuyu, con il periodo di Göbekli Tepe, però questo non lo possiamo sapere. Fatto è che questa scoperta fatta a gennaio, almeno resa ufficiale a gennaio, sicuramente la scoperta è di poco precedente, cambia molto le carte in tavola perché ci porta davanti ad un fatto concreto su cui già gli archeologi, ma anche i ricercatori come noi, si erano posti ormai da molto tempo, cioè il fatto che noi troviamo nella Turchia bassa tutta una serie di città sotterranee, alcune enormi, considerate che Derin Kuyu si è stimato che potesse ospitare tra le 20 e le 30.000 persone, quindi non una palazzina con pochi coinquilini, ma una vera e propria piccola città urbana di un periodo molto antico, ed erano totalmente autosufficienti. Anche questa di Midyat, come vi dicevo, era una cittadina scavata nella roccia, spesso in colline o piccole montagnole di tipo tufico, quindi in cui il terreno può essere grattato e modellato a piacimento. Questo ci porta davanti all'evidenza che molto probabilmente tutta questa zona bassa della Turchia, probabilmente, non so dirvi quante, ma possiede un'enorme quantità di queste città sotterranee. La cosa incredibile è che sono state utilizzate, come vi dicevo, per molto tempo, al punto tale che addirittura alcune di queste sono state utilizzate sia come sinagoghe ebraiche, in particolar caso questa di Midyat, o come chiese cristiane, ma ci pongono davanti delle nuove domande, cioè il fatto che molto probabilmente la civiltà, come noi la conosciamo, almeno la civiltà del vicino Oriente, perché qui si parla di vicino Oriente, è iniziata, è esistita molto prima rispetto a quando, ciao Victor, è un piacere vederti, è iniziata molto prima rispetto a quando la storiografia ufficiale ci ha imposto, perché alla fine molto spesso le date vengono imposte per tutta una serie di motivi. Pensate anche, sempre per ritornare a Göbekli Tepe, ma il collegamento lo vedremo dopo con i casi russi. Göbekli Tepe fu scoperta, ormai si parla di circa una quarantina d'anni fa,
da alcuni pastori che si trovavano attualmente nella zona. Il principale, unico grande archeologo che l'ha studiata e scavata è stata Klaus Schmidt, morto pochi anni fa. Klaus Schmidt ha impiegato non meno di 20 anni, se non 30, prima che, cioè poco prima che morisse, per far accreditare a livello ufficiale, al mondo accademico ufficiale, quindi all'archeologia classica, l'antichità di questo sito archeologico. Prima di tutto perché non si poteva accettare da parte del mondo accademico, da parte dell'archeologia ufficiale, che esistesse un sito archeologico che fosse datato al 9500 avanti Cristo, quindi stiamo parlando di almeno 11.000, quasi 12.000 anni fa. E questo ovviamente sovvertiva tutte quelle che erano le datazioni ufficiali, sovvertiva quelli che erano i libri di testo e intendiamo quelli accademici usati fino a quel momento. Piccola parentesi, chi volesse fare delle domande a cui posso e riesco a rispondere durante la live, non ci sono problemi, tanto vi leggo qui accanto, insomma, per cui è un piacere se posso rispondere alle vostre domande. Göbekli Tepe ha sovvertito gli schemi, probabilmente ha cambiato anche quello che è stato l'asse della comprensione del mondo della Mesopotamia antica. Victor Nunzi, che è collegato con noi, un grande studioso appunto dei Sumeri e del mondo della Mesopotamia. Un video che ho fatto recentemente, pubblicato sul mio canale YouTube, parlavo da dove vengono i Sumeri. Ci sono vari punti di origine, ma uno dei principali, secondo Giovanni Pettinato, che è stato un grandissimo studioso di sumerologia, se così si può dire, riteneva che l'intelligenza o una parte predominante, quella più acculturata dei Sumeri, ad esempio, provenisse dall'India. Ma nessuno può negare che quelle che erano i precedenti ai Sumeri, quindi la cultura di Ubaid e altre realtà locali che si trovavano in quelle zone, avessero avuto e subito le influenze fortissime appunto da quella zona della Mesopotamia, che era anche la Turchia bassa, in cui un tempo esisteva la civiltà di Göbekli Tepe. Il sito di Göbekli Tepe è importante anche perché, se avete presente come è fatto, è una collina. Göbekli Tepe letteralmente vuol dire la collina panciuta, perché è una zona in cui ci sono scarsi affioramenti rocciosi, ci sono pochissime colline. Quello che si è capito con ormai 30 anni, se non più, di indagini è il fatto che Göbekli Tepe, questa collinetta, è una collina artificiale. Noi abbiamo scavato alcuni templi sulla sommità 2 anni, 3 anni fa, pardon, Covid permettendo, con dei georadar si è perlustrato altre zone di questa collina e si è scoperto che ci sono altri 11 templi sotterrati, e questo ha dato conferma a un'ipotesi che Schmidt stesso aveva proposto, cioè il fatto che nel tempo questi templi fossero costruiti e poi risepolti, costruiti e risepolti. Infatti Göbekli Tepe non viene invaso da terra e sedimenti portati dal tempo, ma in quella data che vi ho detto prima, il 9500 a.C. circa, praticamente viene sepolto e la civiltà che lo aveva creato, costruito, scompare, non sappiamo dove va a finire. Probabilmente si sposta a sud, e se parliamo del sud, parliamo ovviamente di Siria, Giordania, attuali Iraq e Iran, tutte quelle zone che poi crearono successivamente la mezzaluna fertile. È importante e si collega alle città sotterranee perché, almeno a livello personale, io ritengo che ci possa essere un collegamento. Non avendo oggi una datazione precisa di queste città sotterranee, non possiamo escludere che possano risalire a quell'epoca, non possiamo escludere che magari fossero le abitazioni dei costruttori dei tempi di Göbekli Tepe, di Karantepe, visto che da una parte e dall'altra abbiamo, per quanto stiamo parlando di epoche veramente remote e antiche, abbiamo una manualità, una conoscenza nel, ciao Dario, una conoscenza nella costruzione, soprattutto nella cesellatura, nello scavare la roccia, veramente importante. Sono voluto partire, al di là dell'argomento cardine di questa serata, appunto il caso Diatlov, da questa scoperta perché penso riguardi un po' tutti noi, anche perché sempre a Göbekli Tepe,
si è scoperta anni fa una stele chiamata la stele dell'avvoltoio che, nonostante le mille polemiche che ovviamente in questi casi ci sono, accademici contro non accademici, e siamo noi non accademici, ma anche tra gli stessi accademici, in questa stele dell'avvoltoio ci sono tutta una serie di curiosità che molto probabilmente attraverso uno studio intanto ve la cerco così magari vi faccio vedere anche un'immagine, praticamente in questa stele sono rappresentati tutta una serie di simboli che attraverso degli studi fatti con dei calcolatori astronomici e riportando le date a quello che sembra essere una composizione stellare, una disposizione delle stelle in un determinato periodo storico, si è trovato appunto che la stele dell'avvoltoio, scusate un attimo, se no non riesco a scrivere, ci rappresenta il cielo che si trovava, eccola qua, proprio nel 9600 a.C. E la cosa incredibile è che, vi sto caricando l'immagine, è che questo cielo rappresenta un evento stellare veramente unico nel suo genere, cioè ci rappresenta quello che noi oggi conosciamo come Younger Dryas. Sapete che, ecco qua, la stella dell'avvoltoio con quello che è una ricreazione della mappa celeste e del periodo storico che questa stele rappresenta, chiamata stele dell'avvoltoio proprio perché la figura predominante è un avvoltoio. Poi, se vedete in alto, ci sono quelle tipiche borsettine che poi Victor è molto più esperto di me. Ritroveremo anche legate agli Anunnaki nel mondo dei Sumeri, ma questo è tutto un altro discorso. Che cosa ci rappresenta? Si è visto che la disposizione delle stelle, come sono in questa stele, rappresenta il cielo del 9600 a.C. Avevamo avuto da poco la fine dell'ultima glaciazione, ma in quel periodo preciso, il 9600, cosa succede? Entrano nella nostra atmosfera, nell'atmosfera terrestre, una serie di frammenti cometari, meteorici anzi, che cambiano totalmente il clima del nostro pianeta, è quello che viene chiamato il Younger Dryas, cioè un evento che ha sconvolto letteralmente il nostro pianeta, portando il 10% delle terre emerse ad essere distrutte e bruciate da questi. Sapete che quando una cometa impatta nel terreno non solo si crea un enorme cratere, ma si sollevano delle polveri. Queste polveri vanno negli strati più alti dell'atmosfera e quindi impediscono alla luce di arrivare sul terreno e quindi non solo scaldare quello che è la terra e le varie piante per poter vivere, ma anche noi umani. E infatti lo Younger Dryas che cosa comportò? Comportò che per altri 1200 anni la terra ripiombò in una nuova miniera glaciale, e però questo evento comportò, insieme alla fine dell'ultima glaciazione di cui parlavamo, che era finita poco tempo prima, stiamo parlando di neanche 1000 anni prima, l'innalzamento dei mari a aumentare ancora di più e quindi a cancellare tutta una serie di civiltà costiere precedenti. Almeno io sono convinto che prima della nostra ci sia stata una o altre civiltà. Ecco, quelle che erano le civiltà precedenti molto probabilmente si sono ritrovate a ripiombare in una nuova glaciazione di sicuro, ma soprattutto a rivedere le nuove terre che loro avevano conquistato distrutte. La cosa incredibile è che noi ci troviamo con la stele dell'avvoltoio davanti a una testimonianza archeologica e storica di questo evento, perché non solo è incisa nella roccia, raccontata attraverso questo monolite veramente enorme, ma testimoniata anche dal fatto che quelli che erano gli abitanti di Göbekli Tepe sotterrarono nuovamente questo tempio, questa serie di templi lì e in altre zone e se ne andarono. Come vi dicevo, da qui nasce spontaneo il collegamento logico. Ad oggi, con le prove che abbiamo, non possiamo escluderlo, non abbiamo la conferma, ma non lo possiamo assolutamente escludere, cioè che appunto città come quelle di Midyat, che è stata trovata pochi mesi fa, oppure Derinkuyu, potessero essere i luoghi in cui queste persone vivevano, anche perché Göbekli Tepe e Karan Tepe erano
dei luoghi deputati solo e unicamente a scopi cerimoniali. Non sono stati trovati in zona accampamenti dovuti a persone che ci abitavano. Da quello che si è capito fino ad oggi, questi templi costituivano semplicemente un luogo in cui ci si recava per svolgere delle precise ritualità di cui oggi non abbiamo neanche più di tanta idea, perché comunque i dati a nostra disposizione non ci dicono nulla di più. Come vi dicevo, sono voluto partire da questo argomento perché è veramente una bellissima scoperta archeologica fatta, è un qualcosa che se sarà portata avanti con i crismi della correttezza e dell'onestà archeologica sicuramente produrrà delle nuove scoperte e siamo qui tutti ad attenderle, però il collegamento appunto che vi dicevo con i popoli uralici e quindi successivamente con il mondo russo di cui parleremo in prevalenza stasera è il fatto che come ben sapete ci sono varie ipotesi sulle origini dell'uomo. L'ipotesi predominante, ma che ormai da molto tempo viene messa in discussione, è quella che l'uomo, la specie Homo sapiens sapiens, si sia sviluppata, sia nata, tra virgolette, poi come e perché è un altro discorso, in Africa e da qui poi si sia espansa in tutto il resto del globo. Questa è l'ipotesi ancora oggi predominante, però ci sono tutta una serie di elementi che la stanno mettendo in forte discussione. Ci sono anche, scienziati, ci sono persone che fanno parte del mondo accademico che stanno contestando sulla base di... ormai predominante da diversi decenni. Perché? Perché ci sono state nel corso degli ultimi anni, anche qui parliamo di decenni, una serie di scoperte che mettono in dubbio questa possibilità, cioè che l'uomo si sia originato in Africa e da qui si sia espanso. Ci sono tracce di Homo floriensis nell'estremo oriente, c'è le tracce di quello che si chiama uomo di Denisova, che guarda caso è un po' questo il collante che vi ho creato per parlare appunto di Russia. L'uomo di Denisova, Denisova è una grotta che si trova proprio nella zona siberiana e da 15 anni a questa parte, una ventina d'anni a questa parte poco meno, si sono trovati dei microframmenti di queste di ossa umane che erano state identificate inizialmente come appartenenti a una sottospecie umana precedente, poi man mano che si scavava in questa grotta, Denisova è appunto, non ve l'ho detto, è una grotta enorme, bellissima, in cui sotto in varie epoche si sono trovati a vivere varie specie umane, dal Sapiens Sapiens al Neanderthal, e sotto vari strati, scavando piano piano, si sono trovate appunto le tracce di questo uomo di Denisova che scardina totalmente quello che è l'asset fino ad oggi, come vi raccontavo, precostituito, secondo cui l'uomo si sarebbe originato solo unicamente a livello africano. E questo ce lo dice il DNA, perché il DNA ci dice sulla base di corpi e di resti trovati in questa grotta, si è visto che ad esempio l'uomo di Denisova si è incrociato con Neanderthal, ma alcuni rappresentanti di Denisova che si trovavano appunto, come vi dicevo, nella zona dell'attuale Russia, della zona siberiana, degli Urali, si sono incrociati anche con l'Homo sapiens sapiens. La domanda è quello che alcuni studiosi hanno portato come ipotesi principale, è quella che possa esistere la possibilità, ovviamente il condizionale, che si siano sviluppate indipendentemente e in zone diverse del pianeta. Solo quella che conosciamo noi, quella africana, si sarebbe salvata, ma nella sua espansione fuori dal continente africano, la specie che poi saremmo in parte noi, si sarebbe mischiata letteralmente con quelle che trovava, con le altre specie, appunto tra cui l'uomo di Denisova, e questo ce lo dicono gli studi genetici stessi, che ha incrociato nel suo cammino. Da un'altra parte, forse penso tutti lo sappiate, lo abbiate letto,
testi più o meno scientifici, cioè il fatto che ognuno di noi ha al proprio interno, ha nel suo DNA una traccia dell'uomo di Neanderthal. Questa è la prova che in tempi antichissimi, quindi stiamo parlando veramente di decine e decine di migliaia di anni fa, se non di più, l'uomo sapiens sapiens si è incrociato con il Neanderthal. Il fatto curioso, appunto, è che questo uomo di Denisova è un nonsense evoluzionistico. Potremmo dire, è un nonsense perché, come vi dicevo, ad oggi quelli che sono i dati di cui disponiamo ci dicono che si è sviluppato indipendentemente almeno nella zona, si ritiene nella zona degli Urali o comunque nella zona caucasica della Russia. E questo non dovrebbe essere possibile secondo il dogma imperante, secondo quanto la scienza ci ha raccontato fino ad oggi. Questo è un po' il collante, un discorso maestro, chiamiamolo così, per collegarci al mistero del passo Dyatlov, che è un caso molto più recente. È un caso che avviene nel 1959, siamo sempre nella catena degli Urali, quindi sempre in quella zona dove poi un po' di decenni dopo sarebbe stato appunto scoperto l'uomo di Denisova, e ho incentrato sulla Russia non tanto per i temi attuali, quanto piuttosto perché mi stava venendo la parola continente, è un luogo veramente immenso, vastissimo, tutto da scoprire, che ancora nasconde tantissime cose, un po' come la Cina. Tutti conosciamo l'esercito di terracotta, tutti conosciamo la muraglia cinese, pochi ricordano, si ricordano che dietro l'esercito di terracotta, anzi meglio, quell'esercito di terracotta proteggeva e protegge ancora ad oggi una piramide artificiale che è la tomba del primo imperatore cinese, tomba che non è mai stata aperta, non si è mai scavato e rimane ancora oggi veramente un grandissimo mistero irrisolto. Quella zona della Cina, e si parla di territori estremamente vasti, è costellata di piramidi che sono tombe mai aperte, che forse domani saranno aperte. La stessa cosa avviene in Giappone con quelle tombe a forma di serratura di chiave che vengono chiamate kofun, che non possono essere aperte semplicemente perché la tradizione vuole che quei regnanti che sono sepolti in queste tombe, e stiamo parlando di un periodo storico che varia tra il 2000 al 1000 a.C. fino ad arrivare al III secolo d.C., siano gli antenati dell'attuale famiglia imperiale. Quindi per una legge giapponese non possono essere riesumati i loro corpi. In Russia tutti conosciamo le scoperte fatte da un po' di anni a questa parte in zone totalmente sperdute, di strutture megalitiche immense che non dovrebbero né potrebbero esistere, ma che ci dimostrano invece che in quelle zone, un po' come a Göbekli Tepe, esistevano delle culture, delle civiltà, degli uomini e delle donne in grado di realizzare dei monumenti, in grado di erigere dei templi, delle strutture, anche spostando dei massi veramente enormi, immensi, del peso di decine e decine di tonnellate. Un altro tema, sempre che riguarda la Russia, estremamente dibattuto, su cui poi non si è più parlato, non so se alcuni di voi se lo ricordano, risale a circa una quindicina, ventina di anni fa, quando venne scoperta da parte di un team di studiosi degli enormi blocchi, se non sbaglio, di calcare, in cui si vide fin da subito che si trattava di delle mappe. Infatti si parlò della mappa o delle mappe degli Urali. Però la cosa assurda è che questi enormi blocchi di pietra incisi, lavorati da mano umana, non solo risalivano a un tempo antichissimo, si parlava anche lì di almeno 30-40 mila anni, se non di più, ma rappresentavano quello che era la struttura della superficie terrestre nell'epoca del diluvio, in un'epoca quando le terre erano coperte dai ghiacci. Quindi anche qua una scoperta che, come vi dicevo, è stata poi, direi, occultata, nascosta, non se n'è più parlato, usate voi l'aggettivo, il termine che preferite, ma che fu messa molto in dubbio, ovviamente, da parte di uno status quo ufficiale, però che anche qua ci diceva come probabilmente esisteva in questa zona
della Russia, degli Urali, una civiltà estremamente antica che aveva forse realizzato queste mappe, quelle strutture megalitiche. Ci sono tutta un'altra serie di monumenti, strutture e quant'altro negli Urali, ma non solo, in tutta la Siberia, in tutta la Russia, con i confini geografici che abbiamo imparato a dargli oggi, che devono essere ancora scoperte. Considerate che la Russia è forse più grande della Cina e si tratta di territori per, non devo dire, la situazione politica che vivono, perché la stiamo vivendo praticamente quotidianamente da più di 60 giorni a questa parte, ma quei territori non è facile studiarli e indagarli. Un'altra cosa che mi viene in mente, conoscete l'evento Tunguska 1908? Molto probabilmente entra in atmosfera un'enorme meteorite che esplode sul terreno, ma considerate che dal 1908 le prime indagini, le prime missioni riuscirono ad andare in quei luoghi 20 anni dopo. Fu Kulin, che era un grande studioso, scienziato di quell'epoca, dell'epoca russa post-rivoluzione sovietica, che dopo 20 anni dagli eventi riuscì a recarsi sul posto e a iniziare a studiare quello che era stato il disastro provocato da questa esplosione in quota, su cui ancora oggi ci sono tante domande e tanti dubbi. Il CNR italiano, il CNR di Bologna, da una decina di anni a questa parte ha studiato l'evento Tunguska e ha detto con molta probabilità si trattava di un'esplosione in quota, appunto, di un meteorite più o meno grande, ma che comunque ha provocato una devastazione immensa. Pensate che l'esplosione creata ha distrutto per centinaia di chilometri le foreste che si trovavano in quelle zone, e il surriscaldamento. Anzi, le cariche elettrostatiche citate nell'alta atmosfera da questa esplosione, nonché il bagliore provocato, permettevano a Londra di leggere il giornale fuori in piena notte senza l'utilizzo di luci artificiali. Questo ce lo raccontano i giornali dell'epoca. Quindi un evento veramente enorme. E la Russia è un luogo veramente ancora tutto da scoprire, come tanti altri territori, l'Africa, la Cina, ma tanti misteri si legano a questo territorio. Purtroppo gli eventi geopolitici e certe figure ovviamente impediscono di poter studiare, indagare, ma non voglio entrare in questo argomento perché esula totalmente dai nostri temi e dalla nostra linea di condotta. Vi parlavo del caso Dyatlov, che è un caso veramente affascinante. Avviene, come vi dicevo, nel 1959, per cui poco meno di 70 anni fa stiamo parlando, e una spedizione viene organizzata da dei ragazzi giovani che si stavano, alcuni erano già laureati, altri si stavano laureando a Ekaterinburg, che era appunto una grande città che esiste ancora oggi in Russia. Che cosa fanno? Erano esperti sciatori, esperti alpinisti, quindi non erano, come potrei essere io, una persona che sa sciare, ma non è in grado di spingersi a fare una missione di questo tipo. Loro, zaino in spalla, con gli sci, si misero a esplorare tutta una serie di montagne vicino agli Urali, che si trovano negli Urali, per acquisire quello che era il terzo livello, il livello più avanzato di guide, di spedizionieri, di persone che appunto sapevano muoversi nella neve. Questo era, diciamo, il passatempo che in quel periodo, in quella zona della Russia, i ragazzi giovani avevano, un po' per mettersi alla prova, un po' per anche sfidare la natura. Quindi la loro missione parte all'incirca alla fine di gennaio, e come vi dicevo, e questo è molto importante, sono tutte persone molto esperte in questo tipo di prove. C'erano 8 persone, 6 uomini e 2 donne, anzi in realtà erano 7 uomini e 2 donne, ma uno di loro, che si chiama Yuri Yudin, poco dopo che è iniziata la loro spedizione, il loro viaggio, deve tornare indietro perché aveva la febbre, aveva dei problemi di salute che non gli avrebbero mai permesso di portare avanti questa spedizione. E
avrebbe soprattutto rallentato quelle che erano le altre persone. Il caso, la spedizione venne chiamata ed è conosciuta come spedizione Dyatlov perché Igor Dyatlov, che era un ragazzo abbastanza giovane ma molto esperto in questo tipo di viaggi, di esplorazioni, era il capo della missione. Tra di loro c'era anche, grazie Stefania e ciao Silvana, tra di loro c'era anche un altro personaggio che aveva 38 anni, che si chiamava Thibaut Brignol, che era un personaggio un po' ambiguo perché aveva fatto la guerra, era un personaggio che era stato poi accusato di essere una spia, ma che comunque si trovava nel novero di questi ragazzi. Tutto va bene per l'inizio del viaggio, vi ho preso anche alcune foto, anzi ve le faccio vedere subito una. La loro missione era quella appunto di esplorare il Monte Otorten. Questa è una foto del, scusate che sono speculare, per cui devo mettervela per bene, di vedete, di esplorare il Monte Otorten, che era una montagna che si trovava appunto, che si trova sugli Urali. Questo è il gruppo dei ragazzi, compreso anche Yuri Udin, che poi se ne andrà, che tutti loro, salvo uno, appunto, morirono in circostanze non solo veramente tragiche, come vedremo fra poco, ma anche veramente terribili e misteriose, soprattutto perché, come vi dicevo, non hanno una spiegazione. Iniziano il loro viaggio e, come vi dicevo, tutto va bene. Una prima parte la fanno a bordo di un camioncino, sul retro di un camioncino. Una seconda parte invece la percorrono in treno per avvicinarsi il più possibile a quello che era la foresta, le foreste e la catena montuosa che interessava a loro. Poi a un certo momento ovviamente scendono e iniziano sci alla mano a percorrere un percorso abbastanza lungo. Dovevano circumnavigare una serie di montagne, dovevano passare valichi, dovevano passare delle foreste. Era una sorta di prova di coraggio e non solo, anche e soprattutto per mettersi alla prova e acquisire questo nuovo livello che tutti agognavano. Vi vado un po' al sodo, che cosa succede? Loro a un certo momento vivono delle situazioni difficili, delle tormente, ma qualcosa che qualsiasi esperto sciatore o alpinista sa benissimo gestire. Avevano una tenda con una stufa che loro assemblavano ogni sera e che gli permetteva di scaldarsi, gli permetteva di cucinare il cibo. Erano ben organizzati, ben dotati di tutti gli strumenti necessari per sopravvivere e portare ovviamente fino alla fine, in fondo, la loro spedizione senza problemi. Erano persone, lo ribadisco perché molte volte si è detto il contrario, ma erano persone estremamente addestrate a questo tipo di cose, anche perché poi tra di loro c'erano anche dei militari. Cosa succede? Dopo pochi giorni di traversata, di percorso, loro si trovano a sostare, ad accamparsi nei pressi, in una radura tra una montagna e una catena boscosa che si trovava vicino, in una raduna che era sottostante il monte Kolatsiak. E già con questo termine, quando vi dirò che cosa significa, per molto tempo ha fatto capire il mistero che si legava dietro a queste tragiche morti. Kolatsiak, nella lingua dei Mansi, e i Mansi sono una popolazione che a tutt'oggi vive in quelle zone, vuol dire la montagna della morte, per tutta una serie di tradizioni e leggende che vogliono appunto questa montagna abitata dagli spiriti sia una montagna estremamente pericolosa. Tra l'altro, un dato interessante è che molto spesso viene riportato anche qui, vi faccio vedere un'immagine perché è molto carina, oltre che pittoresca, è il fatto che loro, prima di arrivare sotto le pendici di questa montagna del Kolatsiak, quando i loro corpi vennero trovati e venne ovviamente trovata anche la loro tenda, si trovarono i rullini fotografici. La foto che avete visto prima era stata fatta da uno di loro al gruppo. E durante tutto il percorso, ovviamente sto sintetizzando molto stasera perché sono stati scritti libri e libri, e
estremamente dettagliati e complessi, però è un caso veramente affascinante. Durante il loro tragitto, appunto, avevano scattato tantissime foto, i rullini sono stati trovati e poi sviluppati, e una di queste foto, che ora vi faccio vedere, rappresenta qualcosa di stranissimo, qualcosa che fino a poco tempo fa era stato considerato come lo Yeti russo. Cerco di mettervelo nella posizione, angolazione migliore. Vedete questo strano figuro che sembra fare capolino tra gli alberi? E per tanto tempo, come vi dicevo, si è creduto che questa fosse una foto. Infatti, era una delle ipotesi che avrebbe dovuto spiegare la morte di questi ragazzi, però in realtà non la spiega e lo vedremo fra poco. Così come questo purtroppo, lo dico io per primo a malincuore, non è lo Yeti russo, ma è la foto di uno dei ragazzi a distanza, qui un po' sgranata, ma sono state fatte delle analisi sui rullini originali e cosa viene fuori? Era uno di loro vestito con una tuta termica e il paragone tra quello che appunto è questa presunta figura, questo presunto Yeti e uno di loro che portava una tuta particolare è totalmente speculare. Quindi l'ipotesi che questa fosse una foto dello Yeti o che lo Yeti li avesse uccisi è decaduta purtroppo totalmente, ma questo non chiude il mistero che riguarda il caso Dyatlov. Tra l'altro, e questa è una obiezione che quando alcuni anni fa ripubblicai in Italia con Enigma Edizioni il libro La montagna della morte, il mistero del passo Dyatlov, posi nella prefazione, era il fatto che se loro avessero realmente filmato o fotografato uno Yeti, un essere a quel tempo sconosciuto, o comunque sia che li avesse terrorizzati così tanto, o comunque un orso o qualche cosa di anomalo su cui non si avevano spiegazioni, siccome questi ragazzi scrivevano ognuno di loro su un diario tutto quello che facevano e tutto quello che vedevano, la cosa più naturale sarebbe stata che un incontro del genere sarebbe stato assolutamente documentato, sarebbe stato scritto nelle pagine di uno dei loro diari, senza ombra di dubbio. Invece nei loro diari non si trova nessuna traccia di questo incontro così curioso. Questo non nega che in quelle zone, ci siano tante, tantissime testimonianze di quello che appunto è chiamato lo Yeti russo, però questo caso specifico purtroppo non è una fonte documentale, una fonte fotografica che ci spiega cosa fosse quell'essere, che quasi sicuramente era uno di loro che, secondo l'ipotesi più bassa e peregrina, si era allontanato un attimo dal gruppo per fare pipì dietro un albero, per cui era una cosa anche abbastanza normale, insomma, e che fa anche ridere. Da qui poi essere scambiato per Yeti, ce ne passa. C'è da dire poi che sempre su questa ipotesi dello Yeti, purtroppo alcuni anni fa, 7-8 anni fa, Discovery Channel costruì, ed è l'unico termine che si può utilizzare, un documentario di quasi un'ora, di 46 minuti, in cui si spiegò tutto il caso Dyatlov con la presenza di Yeti in quella zona. Peccato poi che analisi, studi molto seri fatti in maniera del tutto indipendente, quindi genuina, in varie parti del globo hanno escluso totalmente questa possibilità. Un'altra possibilità è che i corpi, i ragazzi, fossero stati uccisi, come vi dicevo, dai Manzi, da quella stessa tribù che abitava e abita ancora oggi quelle zone. Considerate che i Manzi abitano quella zona dell'Urali, il Kolaziak, da almeno il 500-600 a.C., quindi una popolazione veramente antica stanziata in quelle zone. Ma anche loro, poveretti, come si fa sempre con le minoranze, accusati di ogni nefandezza, poveretti, furono scagionati quasi subito perché ci si rese conto che l'attribuzione di quelle morti a loro era impossibile per tutta una serie di ragioni veramente lunghissima. Tra le principali è che se avessero ucciso quei ragazzi per non si sa quale motivo, li avrebbero comunque derubati, mentre la tenda e i corpi erano integri, non era stato rubato nulla. Cosa succede? E qui veniamo al dunque. La notte del 12 febbraio,
loro avrebbero dovuto, per comunicare che tutto andava bene, viene mandata una spedizione in cerca di questo gruppo di ragazzi, di 9 ragazzi, e che cosa si trovano davanti? Senza spiegazione. Prima vi raccontavo che si erano accampati al limitare tra il bosco, che dalla loro tenda distava circa 1,5 km, e la montagna. Quindi loro erano in una sorta di punto centrale tra la montagna e il bosco. Avevano messo questa tenda nella radura e quando arrivano i primi soccorsi, addirittura vengono chiamati militari, ci si rende conto che la tenda era stata sommersa dalla neve, che nel frattempo, nell'arco di poco tempo, era ovviamente caduta molto copiosamente in quella zona. Viene aperta la tenda e ci si rende conto che non manca nulla, non manca assolutamente niente, ma la cosa più assurda, che poi verrà confermata successivamente dalle analisi fatte sulla tenda stessa, e tutto quello che vi dico è documentato e documentabile in ogni virgola, la tenda era stata squarciata dall'interno. Qualcuno di loro aveva praticamente tirato fuori un coltello e dall'interno aveva creato 2 varchi per poter uscire fuori. La cosa assurda è che non vengono trovati subito tutti i corpi, però la cosa incredibile è che la temperatura, prima non ve l'ho detto, quelle zone hanno una temperatura molto rigida e quando i ragazzi muoiono, la notte in cui loro muoiono, quasi sicuramente la temperatura era tra i meno 20 e i meno 30 gradi, quindi qualcosa di veramente assurdo, e questo è importantissimo per quello che andremo a dire tra poco. Con una temperatura così rigida, loro squarciano la tenda dall'interno, si gettano fuori e iniziano a correre. E addirittura ci sono alcune impronte ghiacciate di loro che vengono trovate, sono fotografate e sono ancora oggi nel materiale a disposizione degli inquirenti russi. E poi vedremo cosa è successo alla fine di questo discorso. E ci si rende conto però che alcuni di loro sono usciti a piedi nudi. Ancora non sono stati trovati i corpi. Grazie mille Stefania per i complimenti e anche Lucy. ci si rende conto che sono a piedi nudi perché si vedono le impronte ghiacciate, praticamente il loro piede caldo aveva creato un'impronta nella neve e il freddo, i meno 30 gradi, avevano ghiacciato all'istante quell'impronta che poi si è riscoperto successivamente. Si arriva fino quasi al bosco, ma a 500 metri dal bosco queste impronte scompaiono. Gli inquirenti continuano a cercare e si trovano una scena veramente agghiacciante. Le impronte scompaiono, ma nel bosco, praticamente nella prima fila di alberi, tra la prima e la seconda fila, vengono trovati i primi 2 corpi. E questi 2 corpi sono praticamente seminudi, in canotte e mutande, e la cosa incredibile è che i due, non vi sto a dire i nomi in russo perché sono quasi degli scioglilingua, questi due ragazzi avevano tentato in ogni modo di accendere un fuoco, non riuscendoci. La cosa assurda è che un albero in particolare accanto ai loro corpi era praticamente stato spelato di tutti i rami fino a 5 metri di altezza, e alcuni di loro gli mancavano le unghie, avevano le mani tutte distrutte quasi nel tentativo di, questa è un'ipotesi fatta dagli inquirenti già nel 59, per salire sull'albero e proteggersi da qualcosa. Però la cosa assurda è che questi due ragazzi erano praticamente seminudi, non sarebbero mai potuti sopravvivere in canottiera e mutande a temperature così rigide che, vi ricordo, erano dell'ordine dei meno 20, meno 30 gradi. Continuano le ricerche, a poca distanza vengono trovati altri corpi, non tutti ancora, e tra questi c'è proprio Igor Dyatlov. La cosa è che loro erano un po' più vestiti rispetto ai loro malcapitati amici e la loro direzione era quella come se avessero tentato di ritornare verso la tenda.
Ora, non sappiamo perché a quel tempo non c'era un registro, soprattutto in quelle zone, meteorologico del clima, però siamo certi della temperatura, perché poi comunque i soccorsi arrivano pochi giorni dopo, ma sono altrettanto sicuri gli inquirenti che i ragazzi fossero stati presi da una tormenta di neve, almeno. E con le missioni continua, la missione di soccorso continua, ma deve essere sospesa. Riprenderà solo circa 2 mesi dopo, e in questi 2 mesi verranno rimandati sul posto di nuovi militari con un gruppo molto più numeroso, e si scoprirà sotto 4 metri di neve, non molto distante da dove Dyatlov era stato trovato insieme ad altri suoi amici. Sì, Fabio, ora funziona. È stato un blocco totale che mi ha totalmente disconnesso per qualche minuto. Poco distante, dicevo, da Dyatlov e altri suoi amici che erano stati trovati anche loro seminudi, che come si diceva raggiungevano i meno 30 gradi, vengono trovati la Dobinina e un altro. Dobinina era una delle due ragazze che componevano il team, insieme ad un altro del gruppo. La cosa assurda è però che Fabio sta già anticipando quelle che potrebbero essere state le tappe successive del tutto. Cosa succede? Questa ragazza, insieme al suo amico, vengono trovati in una condizione veramente raccapricciante. Non vi faccio vedere le foto perché, quando ho provato a pubblicare un video su sto caso sul mio canale YouTube, a parte mi è stato messo il più 18, quindi lo può vedere solo un maggiorenne, ma mi sono state censurate le foto, che comunque potete trovare su internet. Cosa è successo? Il corpo di questa ragazza, di una delle due ragazze, gli mancava la lingua, che poi durante l'autopsia si scoprì essere stata ingerita, comunque era nel suo stomaco, ed era stata tagliata. Una scena raccapricciante che si presenta ai primi soccorritori, e a questo punto si faranno dopo delle autopsie, ma nel gruppo di persone che era appunto nella missione di salvataggio, di recupero, almeno per trovare i corpi, uno di loro quasi casualmente aveva un contatore Geiger. Lo attiva, e cosa succede? Il contatore Geiger va alle dicevo che ti bloccano il video, non spoileravo. Ah sì, no, perché mi è già successo recentemente, mi hanno bloccato un paio di video che toccavano argomenti poco più di tanto, non più di tanto sensibili, però sarà poteri superiori che bloccavano la live su Focus. Vi stavo dicendo, appunto, uno del team di recupero, di salvataggio, se così lo vogliamo chiamare, tira fuori un Geiger, e il contatore Geiger va alle stelle, cioè almeno questi due corpi, gli ultimi trovati, avevano degli altissimi livelli di radioattività che non sono mai stati spiegati. Quando una parte, tutti i corpi poi vengono presi e portati ai Katerinburg, dove vengono sottoposti a delle autopsie, e la cosa incredibile è che al di là degli ultimi due corpi, come vi dicevo, che in un caso particolare gli mancavano gli occhi e la lingua, nell'altro aveva parte del volto che era praticamente assente. Le autopsie dicono che almeno la metà di questi ragazzi avevano le ossa rotte, avevano gli organi maciullati al loro interno, ma non avevano nessuna lesione esterna. Non c'era nessun segno esterno, salvo quelle cose terribili che vi ho detto poco fa, che dimostrasse o lasciasse intuire che avessero delle ossa rotte. Infatti, il referto autoptico di quell'epoca, del 59, definì la morte dovuta a una misteriosa forza sconosciuta. Ed è curioso questo termine che viene utilizzato, perché vuol dire tutto e vuole dire niente, ma era stato un qualche cosa che, senza lesionare la pelle, senza neanche ematomi esterni, salvo quelli dovuti appunto alla mancanza degli orbiti oculari o della lingua, nulla lasciava presagire che questi ragazzi fossero morti per quella ragione. Addirittura l'anatomopatologo che eseguì
che seguì le autopsie, disse che erano le ferite e le ossa erano rotte, erano ancora più pesanti di quello che sarebbe stato un incidente d'auto in cui una persona fosse stata travolta da un'auto, cioè erano veramente messi in delle condizioni terribili, paurose. E la domanda è cosa è successo? Nessuno ha mai dato una risposta. C'è, e qui vi faccio vedere un'altra foto, c'è un dato curioso, ma anche qua si è spiegato questo evento, o almeno potrebbe spiegare quello che è successo. L'ultima foto che viene scattata e l'ultima foto che viene sviluppata dal rullino fotografico presenta questo. Cosa sia questo nessuno lo sa. Ovviamente si è parlato di UFO ante litteram, grazie Roberta, si è parlato di UFO ante litteram che loro avrebbero, Dyatlov in particolare, fotografato poco prima di morire, solo che molto probabilmente non si trattò di UFO. Perché? Perché ci fu una missione distante, ma più o meno nelle stesse zone, che quella notte in cui i ragazzi morirono dissero che il cielo era quasi percorso da delle strane scie luminose, dalle strane palle colore arancione. Come vi dicevo, abbiamo i ragazzi che squarciano la tenda dall'interno, fuggono, si precipitano fuori seminudi. C'è chi ha parlato di possa lasciare intatta una tenda, con la forza dirompente che ha, e comunque una valanga sarebbe stata vista, sentita dai manzi, si sarebbero trovate le tracce di una valanga, mentre i ragazzi si erano allontanati dalla tenda, erano arrivati verso il limitare del bosco e poi probabilmente avevano tentato di ritornare indietro, ma comunque nessuna traccia né sui corpi né in quella zona dimostrava l'ipotesi di una valanga. Lo Yeti ovviamente da escludere a priori, fatto è che queste strane luci, l'ipotesi più plausibile è quella che i ragazzi del gruppo Dyatlov, però è ovviamente un'ipotesi di lavoro ancora oggi, fossero state le vittime inconsapevoli di un esperimento militare ante litteram. E questo viene spiegato da una serie di eventi che poi succederanno successivamente. Prima di tutto, appunto, vengono viste queste sfere arancioni nel cielo anche da un altro gruppo di alpinisti che si trovava nelle vicinanze. La zona aveva dei forti livelli di radioattività e questo si può spiegare con quelle che oggi vengono chiamate bombe sporche. Ma quando vengono trovati gli ultimi corpi del caso Dyatlov, come è oggi noto, le autorità e in particolar modo il KGB o KGB, che dir si voglia, trincerano, chiudono l'intera zona per diversi anni. Per diversi anni sarà impossibile recarsi in quel posto e, anche da semplici curiosi appassionati, fare ricerche. Le autorità sovietiche fanno le loro analisi, ma noi abbiamo poche informazioni se non quelle che sono state le prime di prima mano, come le autopsie di cui vi parlavo. Si sa per certo però che in quel periodo i russi stavano sperimentando quelle che oggi sono bandite un po' come le bombe al fosforo, erano le prime forme, i primi esperimenti di bombe termobariche, si chiamano, cioè sono delle bombe che esplodono ad una certa altezza, quindi in quota, non a terra, e invece di sprigionare una bolla di calore potente che brucia e distrugge quello che ha attorno, il ruolo delle bombe termobariche è quello di creare un'onda d'urto, un'onda sonora di pressione che uccide, quindi che annienta tutto quello che di vivente c'è nelle immediate vicinanze. E questo potrebbe spiegare come mai i corpi dei ragazzi erano, scusate il termine, maciullati in quel modo, cioè perché le loro ossa erano in quasi tutti i casi rotte in miriadi di pezzi. Questo non ci spiega ovviamente come mai a due corpi mancassero gli occhi. C'è chi ha detto che fossero stati gli animali,
che si trovavano nella zona, ma anche questa ipotesi è stata comunque esclusa perché un animale che si ciba di un corpo comunque lascia delle tracce ben evidenti, artigli, graffi e quant'altro, e non spiega soprattutto come mai la lingua della dubinina sia stata tagliata di netto, quasi come sicuramente è stato usato un coltello e sia stata trovata nel suo stomaco. Questi ultimi dati ci lasciano supporre che forse due di loro fossero ancora vivi e che siano stati uccisi prima che le squadre di soccorso arrivassero sul posto. Però quello che ci insegna il passo Dyatlov è che in Russia un mistero, ieri come oggi, rimane tale per tantissimo tempo. Qui stiamo parlando di quasi 70 anni. Vi dico solo due ultime informazioni, potremmo stare a parlare per ore del caso Dyatlov, ma a parte il gap tecnico che abbiamo avuto di qualche minuto, ho cercato di raccogliere i dati più importanti e le informazioni più sensibili nell'arco di tempo che avevamo a disposizione. Il 4 febbraio del 2019 le autorità russe riaprono il fascicolo sul caso Dyatlov per cercare una spiegazione alla morte di questi ragazzi, e questo fascicolo è ancora aperto, cioè non c'è una spiegazione. Come vi dicevo, la valanga, lo Yeti, gli UFO sono stati esclusi. Molto probabilmente, come vi dicevo, si trattò di sperimentazioni segrete fatte in zone in cui non si dovevano fare, cioè fuori da perimetri balistici. Valanga, ne parlavo prima, non so se mi hai sentito, l'ipotesi della valanga è stata totalmente esclusa perché, come si diceva e come dicono soprattutto tanti referti fatti proprio già allora, ma anche nel corso del tempo, non ci sono tracce di valanghe. In quella zona abitano i Manzi e l'avrebbero documentata una valanga, e non c'è, la tenda stessa sarebbe stata spazzata via e portata oltre la foresta, ma non è stato così, è stata trovata dove era stata piantata, ancora con i picchetti sul posto. I primi corpi dei ragazzi trovati vengono trovati sul limitare della foresta, quindi appena iniziava la foresta erano seminudi, come si diceva, ma una valanga non li avrebbe lasciati lì nella possibilità anche di accendere un fuoco. C'è chi ha supposto un'altra possibilità che è molto interessante, ma anche qui è stata smentita sia in Russia che in Occidente da molti vittime di due effetti, cioè il primo è quello che si chiama ipotermia paradossale, quando una persona muore per ipotermia, quindi per il fortissimo freddo, per il corpo che inizia a morire gelandosi, che cosa succede? Nell'ultimo tentativo, nel tentativo estremo di sopravvivere, il nostro corpo, per delle reazioni biochimiche, sprigiona dal proprio interno una fonte di calore enorme, quindi la persona che sta morendo di ipotermia sentirà veramente una vampata di calore fortissimo pervadere il proprio corpo, e questo è stato documentato in tantissimi casi, anche su alpinisti sull'Everest e nell'Himalaya che sono morti di ipotermia. Porta in tanti casi a spogliarsi perché queste persone hanno talmente tanto caldo, pensate il corpo umano come reagisce, che si spogliano e praticamente rimangono seminudi, morendo poi quasi subito di ipotermia. Questo forse potrebbe spiegare la morte di alcuni di questi ragazzi, i primi, quelli appunto che si trovavano sul limitare della foresta, ma non degli altri, non degli altri che avevano le ossa maciullate e che gli mancavano addirittura occhi e lingua in un caso. Chiede Samantha Basilico: Enrico, ma il ragazzo che è tornato indietro non ha mai detto qualcosa in merito? Sì, però lui è tornato indietro subito, cioè lui 2 o 3 giorni dopo che era iniziata la spedizione è tornato subito indietro. La parte restante del gruppo ancora si doveva recare sul Kolatsiakl, sulla montagna della morte, per cui lui ha visto i suoi amici, li ha salutati, che erano in ottimo stato e ancora avevano altri giorni prima di arrivare in quel luogo dove poi hanno trovato la morte, per cui ha raccontato quello che ha visto fino a quel momento, cioè che i suoi amici stavano bene, non avevano nessun problema e che stavano proseguendo per la spedizione.
Yuri Udin penso sia ancora vivo oggi, è un vecchietto ultraottantenne, ma viene quasi sempre intervistato quando si fanno documentari sul passo Dyatlov. Lui ha raccontato una parte, solo l'inizio della storia, perché non ha vissuto quello che c'è stato dopo. Un altro effetto, oltre all'ipotermia paradossale chiamato in causa, è quello che si chiama effetto Karman, cioè un effetto particolare di onde ultrasoniche che in alta montagna si può verificare naturalmente e che avrebbe portato, che non sono udibili. Squarciare dall'interno la tenda e fuggire fuori. Un'ultima cosa, uno dei ragazzi del gruppo che si chiamava Zolotarev di cognome, il 12 aprile del 2018 il suo corpo viene riesumato per fare delle analisi, per fare dei test, anche per capire se magari il suo corpo era uno di quelli che era stato esposto alle radiazioni. La cosa incredibile è che si fa un prelievo anche dalle ossa del suo DNA, per cui sapete che dalle ossa, come si fa appunto con l'uomo di Denisova, Neanderthal, Sapiens Sapiens, viene prelevato un po' del suo midollo e delle sue ossa, viene fatto un campionamento del DNA e viene paragonato con il DNA di alcuni suoi parenti tuttora viventi, fratelli, cugini e quant'altro. Il risultato, che non ha una spiegazione, ci sono interi articoli di giornali in russo, è il fatto che il corpo di Zolotarev che è stato sepolto non era il corpo del vero Zolotarev, cioè del vero Zolotarev morto durante l'incidente del passo di Dyatlov. Quindi il suo corpo era stato sostituito. Perché? Perché era radioattivo, perché forse avrebbe potuto svelare cosa era successo realmente in quel posto. Tutte ipotesi, ovviamente sì, molto probabilmente sì, però la persona che è stata sepolta lì non era la persona che è stata vittima dell'incidente Dyatlov come è conosciuto oggi. Quindi è un caso tuttora aperto, come vi dicevo nel 2019 le indagini sono state riaperte, ma almeno personalmente ritengo che ufficialmente non verrà mai data una spiegazione valida e coerente su cosa è realmente successo e su come realmente sono andati i fatti. È un caso però totalmente affascinante che interessa da decenni, soprattutto dagli ultimi 30 anni, quando è diventato più noto in Occidente, ma affascina, interessa tantissimo. Sono stati chiamati di mezzo lo Yeti, gli UFO, gli esperimenti militari, radioattività, corpi in condizioni terribili. Quindi, boh, cosa è successo veramente non ha ad oggi una spiegazione e rimane a tutt'oggi un mistero irrisolto. Ci mancano pochi minuti perché pensavo di essere più rapido. Vi racconto un'altra storia. Questa è molto rapida perché purtroppo anche qua abbiamo pochissimi dati, se nel caso di Dyatlov abbiamo veramente tanti dati, nel caso che vi racconto ora ne abbiamo veramente pochissimi, è quello che è conosciuto come il caso Kamar Daban, che è una catena montuosa, neanche troppo alta, che si trova sempre nella zona siberiana, nel sud della Siberia, e come c'è il Kolatsiakl, qui c'è il Kamar Daban. Il passo Dyatlov, la zona che oggi si chiama così in onore della spedizione Dyatlov, ci fu un altro caso estremamente simile vicino al passo Buryat. La cosa assurda è che però questo caso avviene nel 1993, quindi in tempi estremamente recenti, più o meno vicino tra la Russia e il Kazakistan, ed era un gruppo anche qui di esploratori abbastanza esperti. Due di loro erano guide alpine molto esperti che si trovano a percorrere dei sentieri di montagna anche abbastanza facili, non troppo pericolosi né difficili, nel 93, e di questo gruppo di circa 7-8 persone, anche qua solo una si salverà. Si salverà Valentina Utoshenko, che è ancora viva, ma che non vuole assolutamente parlare dell'esperienza del caso di cui è stata lei stessa vittima.
Quello che sappiamo è che questo gruppo, composto da persone di varie età, da ragazzi molto giovani, 16-17 anni, ad altri che ne avevano, che erano i capigruppo, una quarantina, a un certo momento si trovano a percorrere il passo Buriat, che non è più alto di 2300 metri, quindi penso che molti di noi sarebbero in grado di fare altrettanto con la giusta attrezzatura. Cosa succede? A un certo momento della discesa da una parte della collina, nessuna gita in Siberia, ok, ci hai convinto, dice Fabio. Beh, io ci andrei, però ci andrei ben munito di tanti strumenti per poter ritornare indietro. Vi dicevo, cosa succede? Questo gruppo a un certo momento si trova a ridiscendere una piccola collina della montagna e prima uno di loro inizia a accusare uno strano disturbo. Dice di non sentire bene, e gli altri guardandolo vedono che inizia a sanguinare dalle orecchie. Uno di loro poi anche lui inizia a sanguinare dalle orecchie, e il passo successivo è che iniziano a schiumare una sostanza bianca dalla bocca e si sentono soffocare. Alcuni di loro sembrano quasi in preda al panico, iniziano a cadere, a rotolarsi. Ci sono delle scene molto strazianti che non vi sto a raccontare, ma questa Valentina Otoshenko sembra essere l'unica immune da questo qualcosa che sta decimando letteralmente i suoi amici. Uno di loro, che era mezzo moribondo, ma comunque ancora in grado di parlare, gli dice di scappare, di andare via. Lei fugge, si troverà a passare un paio di notte alla ghiaccio totalmente, con il sacco a pelo solo come protezione. E qui vi ricordo, siamo in Russia. 2 giorni dopo viene trovata da un gruppo di esploratori ucraini. Anche qui ci ricollega due paesi che oggi sono in guerra, ma che in questo caso specifico si sono dati una mano vicendevolmente. Valentina Otoshenko viene ritrovata e racconterà questa storia assurda, incredibile, che ancora oggi il caso Kabardaban non ha una spiegazione. Vi posso dire che anche quando, in questo caso, quando si andò a recuperare i corpi sono stati recuperati, ovviamente erano in avanzato stato di putrefazione. E la cosa incredibile è che erano morti sì di ipotermia, ma erano morti in precedenza cioè l'ipotermia era stata la mazzata finale su un qualcosa che aveva già quasi tramortito queste persone. E l'ipotesi più plausibile anche in questo caso, soprattutto per quei biochimici che hanno studiato e analizzato le poche testimonianze che oggi sono disponibili, è il fatto che anche qui si parla di sperimentazioni, in questo caso di armi chimiche, perché le armi chimiche danno questo tipo di effetti. Il sarin è uno di questi, porta al sanguinamento dalle orecchie, allo schiumare, al sentirsi bruciare la gola come se uno avesse bevuto l'acido. E ovviamente, ripeto, sono ipotesi perché ieri, come oggi, nel 59, come nel 93 o nel 2022, la Russia, chi la governa o chi c'è lì, non ci dirà mai com'è andata realmente. Sappiamo però che sicuramente queste vittime, le vittime del caso Kamardaban, come le vittime del passo Dyatlov, probabilmente sono stati un esperimento, una parte di un esperimento. Sono state le vittime inconsapevoli di qualche cosa che veniva fatto in quelle zone, perché non ci sono altre spiegazioni razionali. Poi, se vogliamo chiamare in causa l'irrazionale, ovviamente tante cose sono possibili, ma prima di andare a trovare certe spiegazioni, che mi vedono in tanti casi, lo sapete bene, il primo a parlarne, però prima bisogna diciamo cercare tra quelle che sono le ipotesi plausibili. Il nostro intoppo che la linea ha provocato è finito, però volevo farvi vedere un'ultima par condicio parlare di Ucraina, visto che questi due paesi si trovano in una situazione oggi in un conflitto creato da parte di uno dei due, comunque che ci sta coinvolgendo tutti. Non se ne è saputo più nulla di quello che vi faccio vedere ora, però in Ucraina 2 anni fa, 2 anni e mezzo fa, fu scoperto, questi erano i primi scavi, questa struttura sepolta in questo caso dai sedimenti. Era stata chiamata la Stonehenge Ucraina, risale a 5.500 anni fa,
La foto di quando era stata ripulita totalmente era questa. E aspettate che vi tolgo così la vedete meglio. È una struttura circolare in tutto e per tutto simile a Stonehenge o anche a Karantepe, trovata appunto in Ucraina, datata 5.500 anni fa, quindi stiamo parlando del almeno 3500 avanti Cristo, e Giuseppe dice c'è una similitudine con i casi di Caronia della quale la fonte è sconosciuta. Ti rispondo fra poco, intanto finisco questo, ve lo faccio rivedere. Questo è veramente, spero che la guerra non lo abbia distrutto, perché sarebbe veramente una perdita senza precedenti, ma ci testimonia come queste zone dell'Ucraina, che è abbastanza vicina a noi, o come si diceva anche della Russia, ma ne parleremo in un'altra puntata sicuramente, come la terra su cui camminiamo, che sia italiana, ucraina, russa, cinese, giapponese, Pakistan o India, che hanno tanto, debba ancora svelare tantissimo. Nessuno avrebbe mai immaginato che in Ucraina ci fossero questo tipo di strutture megalitiche, e qui ci si ricollega a una civiltà megalitica che spazia dal nord Europa fino all'India, perché anche lì non si dice più di tanto, ma in India ci sono i megaliti come trovate in Sardegna o in Francia o in Gran Bretagna, per cui era una civiltà che si è estesa almeno su questo lato del pianeta a livello globale, potremmo dire, e piano piano scoperte spesso casuali ci riportano alla luce questo tipo di strutture. Spero davvero che la guerra non l'abbia distrutta. Nel nord della Sicilia, un paesino nel nord della Sicilia, vedeva tutto il paese, praticamente gli oggetti cominciavano a prendere fuoco da solo. No, almeno per quanto mi riguarda non ci sono similitudini, anche perché nel corso degli anni ho parlato con varie persone e parlo di tecnici, fisici, geofisici, anche militari che erano stati a Caronia, avevano fatto analisi su quello che si verificava in quel paese, e la cosa che si può dire è che a Caronia, e qui si va su tutt'altro argomento, c'era un qualcosa di inspiegabile. Praticamente gli incendi di Caronia erano dovuti a un fascio di microonde, se non ricordo male, della frequenza di circa 1 GHz, 1 GHz e 2, che spegne chilometri, rimaneva coerente, quindi la fonte di energia che era in grado di produrlo era molto potente, spennellava la costa, e questo fascio di energia, di microonde, di onde elettromagnetiche, ovviamente accendeva dei fuochi nei materiali che sono combustibili. Questa è stata una delle tante versioni, ma per me la più plausibile. Se vi ricordate, c'era stato, chi si ricorda il caso si ricorderà anche che un elicottero militare aveva subito dei danni proprio da parte di questo raggio, che non si sa quale fosse l'origine, non sappiamo se era una nave, un esperimento militare, o come l'Espresso, se non ricordo male, di quel periodo, la titolò in prima pagina, erano gli extraterrestri. C'è da dire che la Procura della Repubblica fece un processo, fece le sue indagini e, come succede sempre, risolse il tutto dicendo che si trattava di scherzi, di burloni che avevano più o meno acceso fuochi in varie zone del paese. Nella realtà dei fatti, chi si ricorda, vuole percorrere. Dicevo appunto, Caronia sicuramente non sono stati ragazzini o burloni che si divertirono ad accendere dei fuochi, tantomeno si è data una spiegazione coerente, se non l'unica che di cui si venne a conoscenza, appunto anche attraverso dei dossier che non sarebbero dovuti venire fuori, ma vennero fuori, era appunto che c'era questo fascio di onde elettromagnetiche coerente
sulla frequenza del gigahertz, gigahertz e 2, quindi molto potente, che in periodi con una certa frequenza spennellava l'intera zona e quindi dava fuoco, come dicevo, ai materiali combustibili. Poi quella zona è stata oggetto in quel periodo, ma anche prima, di avvistamenti di strane luci nel cielo e, secondo quanto venne riportato anche da indagini successive, anche di contatti del terzo tipo, quindi con persone che affermarono, hanno affermato di aver avuto contatti con esseri provenienti da altri pianeti. È un caso ancora dibattuto, che si è per me voluto chiudere nel modo più frettoloso e anche stupido possibile, perché parlare di fuochi, incendi creati da vandali è ridicolo. I dati a disposizione, gli pochi di cui siamo venuti a conoscenza, ci dicono tutt'altro. Fatto è che sicuramente non è stato un dolo volontario, ma è stato qualcosa di molto più strano, curioso, e che riguarda noi come gruppo Focus, anche chi si occupa di ricerca del mistero, piuttosto che appunto chiamare in causa altre origini. Non ci sono collegamenti, perché comunque i corpi del caso Dyatlov non avevano quel tipo di, né di bruciature né di lesioni. Lì probabilmente la bomba termobarica sporca, quindi anche con dei residui, con un combustibile radioattivo, è l'ipotesi più plausibile. Ti ringrazio Mariella. E quindi nulla, dopo avervi rubato un bel po' di tempo, vi ringrazio. Spero, insomma, che la serata vi sia piaciuta. E vi ricordo due cose. Vi ricordo che, per chi avesse piacere, ho un canale YouTube su cui pubblico ogni martedì dei video, ma vi ricordo ancora di più che ogni mese qui su Focus 3.0 ho questa rubrica, che è un piacere per me tenere e condividere con voi, in cui parliamo di misteri, soprattutto storici. E il prossimo appuntamento, che è già in data da calendario, quindi se vi fa piacere segnatelo, è per il 27 maggio, che è un venerdì, alle 21:30. Ancora non vi dico l'argomento, ma nelle prossime settimane con gli amministratori pubblicheremo sicuramente uno dei temi, perché comunque ci piace parlare di più temi se è possibile insieme. Il 27 maggio alle 21:30, venerdì, vi aspetto per un nuovo appuntamento mensile con la mia rubrica. Io posso solo che ringraziarvi, vi rinnovo, insomma, la pazienza che avete avuto anche dopo il piccolo break involontario che c'è stato, e vi auguro una buona serata e una buona notte. Grazie ancora a tutti voi.